Rovina dell'accampamento. Sai che onestamente non mi ricordo quasi nulla del film, mi ricordo la trama, bene o male, ma del film tipo di ste scene qua. Ah, usiamo la scimmia? Che bello. Posso fare qualcosa? No. Allora, posso dare i pugni, ma non posso lanciare nulla. Vabbè. Particolare comunque come cosa il fatto che ti fanno anche usare un personaggio, diciamo, secondario. Come faccio a... Ah, certo! Posso spostare... Ok! Come faccio? Vai! No? Pensavo di poter spostare la cassa, ma a quanto pare non è vero. Vediamo se posso romperla. Certo che posso romperla. Qui invece. Perfetto. Ok, è un livello particolare, però. Ehi, calmi, fratem. Siamo tutti nella stessa famiglia, non veniamoci fra parenti. Non siamo una famiglia di terroni. Lo posso dire perché io ho una famiglia di terroni, quindi va bene, d'accordo? Vediamo. No, questa ovvio che non potevo. Qua c'è qualcosa qua dentro. Ovvio. Allora, quando una cassa si muove, dobbiamo romperla. Qua invece, ok. Ok, qui c'è la A, ma come ci arriviamo da quella parte? Vediamo se rompendola. Per un attimo. Ah, ok. Ci ho voluto credere che ci fosse un trampolino dentro. A meno che. No. Dicevo, a meno che non ci sia tipo una liana da queste parti. Allora, calma, torna qui. Ok, dobbiamo prendere la giusta distanza. Ok, e almeno la lettera ce l'abbiamo. Cerchiamo di prendere anche l'ultima moneta. Ok, ci siamo, dai. Un po' più in alto. Presa, perfetto. Di qua non si butta nessuno, vero? Perfetto. Salta. Brava. Ok, non so se era inteso che io facessi questa roba qui. In ogni caso, abbiamo ottenuto anche la R. Perfetto. Vediamo se di qua c'è qualcosa. Certo che c'è qualcosa, però. Esatto. No, ti prego. Posso tornare indietro? No, non. Cacchio. No, vabbè, almeno abbiamo preso la lettera, però che fregatura. A parte che, come ci arrivo da questa parte io? Faccio ad andare da questa parte? Che fregatura! No! Mi rude troppo le balle il fatto che. Spero che mi faccia tornare. No, che. Che sfiga. Oh, aspetta. Vabbè, ormai. Non ha neanche più senso prendere tutte le monete. Ma a parte quanti cinghiali stanno uscendo da quella tenda? Vabbè, distruggiamo la cassa, magari c'è un'altra lettera. Appunto. Vabbè. Cerchiamo perlomeno, ahia, di prendere tutte le lettere. Purtroppo vedo difficile oramai prendere tutte quante le monete. Per una sfiga, non mi aspettavo onestamente che non mi facessi più tornare indietro. Avrei dovuto pensarci, perché di solito queste stronzatine qua sono quelle fregature che io ci penso subito, dico, però aspetta, forse poi non mi fa. Però nel mentre ero già lì, ho detto, cavolo, non ci ho pensato. Perfetto. E siamo a due pezzi del disegno. Almeno disegno e lettere vorrei riuscire a prenderle. Occhio, che cacchio. Basta! Basta! Ok, però intanto abbiamo già preso due vite. Di qua.
No, peccato. Vai. Ah, come al solito. Lettera. Perfetto, ce ne manca solo una. E due pezzi del disegno. Allora, abbiamo aumentato la barra della vita al massimo. Vieni, gira. Di qua. Gira di là, bravo. Anche se ormai, come dicevo, prendere tutti i soldi ci serve relativamente a poco. Calmo, calmo. Oh, ecco, lo sapevo che mi veniva addosso questo. Allora, vai. Perfetto, questa? No? Ok. C'è qualcosa qui? No. Perfetto, e allora? Proprio quello che mi serviva. Ecco fatto. Guarda, lo sapevo che gli andavo addosso io sto giro. Si rompe? Lettera? Disegno? No, banana. Vabbè, meglio che nulla. Livello molto particolare per essere messo in mezzo a tutti gli altri, eh. Prima sei sempre in mezzo comunque a tutti sti livelli in cui non devi farti colpire tutte ste altre cose qua. E poi... ok, ok, preso il punto di controllo. Grazie. Ok, aspetta. No, credo... esatto. Vai. Preso. Perfetto, lanciami. Ecco qua. Tanto, altra fregatura come prima. Zona in cui salti sopra le tende. E magari se non fai attenzione non torni indietro. Però tutte le lettere ce l'abbiamo. Ci manca solo un pezzo del disegno. Io intanto, visto che comunque non si spreca nulla, le monete le prendo lo stesso, perché si sa mai che ci becchiamo un'altra vita. Anche se onestamente non siamo in teoria mai morti, a parte uno o forse due livelli per grossi errori, appunto tranne tipo il livello di Sabor e simili. Però bene o male ce la siamo cavata più che decentemente. Penso che andremo in esubero di vite in questo gioco. Bravo. Ok, come ci arrivo io qua sopra? Devo fare qualche giro. Ah, aspetta, lo sapevo che andare sotto il tavolo serviva. Ti giuro, appena ho visto il tavolo ho detto vuoi vedere che forse a qualcosa serve? Anche se dalla prospettiva, esatto, non si riusciva benissimo. Come ci arrivo qua? No, scusami. Ah, la punta. Solo la punta. E scusami, con che concetto metafisico dovevo capire che solo la punticina era saltellabile? Ovviamente solo tentandolo. Come faccio a capire che questo era saltellabile e quello no? Vabbè, preso, non importa. Ecco fatto. Aia, guarda, lo sapevo che mi venivi addosso. D'accordo, beh dai, poteva andare totalmente peggio, ma abbiamo preso tutto quanto. Che sfiga che abbiamo mancato solo quelle monete per il salto, perché sennò era altro livello perfetto. Era perfetto, abbiamo preso tutto, credo. Quindi sarà 85%, 90%, 92%. Penso per le monete, intendo. Poi il livello in teoria l'abbiamo completato del tutto, quindi vediamo subito. Dunque, 97%, quindi ne abbiamo proprio mancate una manciata ne abbiamo mancata, che sfiga. Però, tutto il disegno preso, tutte le lettere prese, direi che non è andata male. Andiamo a livello bonus. 4 salti nella giungla. Con quella faccia, poi... boiane! Salto! Allora,
è un livello che probabilmente si basa tutto sulle monete in giro. Quindi non direi neanche di perderci troppo tempo con quelle in basso. Mi concentrerei di più su queste qua in alto prima. Poi se abbiamo del tempo che ci rimane, ben venga, voglio dire, perché no. Tanto abbiamo preso un bel po' di tempo extra, quindi direi che ce la stiamo cavando in maniera egregia. Poi tra l'altro direi che possiamo anche avanzare senza stare qui troppo tempo. 96 monete, perfette per un livello solo. E praticamente al prossimo livello già una vita gratuita.